Tifosi rosanero, buon pomeriggio da Malles Venosta, sede del ritiro del Palermo, formazione di Stefano Pioli in campo per la prima uscita stagionale. Fischia l'arbitro Michele Volpato. Ancora lo scambio con Miccoli che mette in mezzo, il colpo di testa di Migliaccio ed è il gol dell'1-0, lo realizza proprio il numero 8 rosanero che porta in vantaggio il Palermo, la prima marcatura della stagione è sua. Occhio a Miccoli, servito da Zavi, area di rigore, ritorna la palla a Zavi che non riesce però a girarsi, sfugge il pallone, avrebbe voluto forse anche un calcio di rigore, dunque nulla di fatto, però la palla ritorna a Zavi, attenzione, uno contro uno con il portiere, ancora Zavi, c'è Miccoli tutto solo, temporeggia il capitano e realizza il 2-0. Cassani sulla destra, prova a sfondare la palla in mezzo, non ci arriva Miccoli, poi Zavi, le finte, ancora lui, area di rigore, il tiro, è il gol del 3-0, il primo stagionale del calciatore israeliano. Se qualcuno aveva dubbi su questo giocatore, anche se si gioca contro una rappresentativa locale, dilettantistica, questa è una gran rete. Bacinovic per Zavi, colpo di tacco per Bacinovic che sfonda, attenzione a Bacinovic, la palla in mezzo ed è il 4-0 firmato Fabrizio Miccoli. Fabrizio Miccoli in area di rigore avversaria, ancora il capitano del Palermo, uno contro uno con il portiere, le finte, il gol per il 5-0, tripletta per il numero 10, rosanero. Occhio a Gonzales, area di rigore, ancora Gonzales, 6-0 Palermo, ma che assist di Fabrizio Miccoli. Sì, ancora un grande assist di Miccoli, però è stato bravo proprio Gonzales a far scivolare il pallone, poi portandoselo sul sinistro e battendo così il portiere avversario. Palla per Miccoli che si gira, ora Zavi sulla tre quarti, occhio al sinistro di Zavi ed è il gol del 7-0. Anche qui bravo Zavi, ha visto fuori dai pali il portiere, è riuscito però, è stato bravo nel calibrare, mantenerla bassa e soprattutto angolarla il più possibile. È chiaro che il portiere ha più di una colpa in questa circostanza. Migliaccio per Zavi, c'è Miccoli in area di rigore, attenzione al controllo di Miccoli e lo scavetto che vale l'8-0, davvero grandi numeri da parte del capitano del Palermo. Un cucchiaio morbidissimo, ha visto il portiere qualche metro fuori rispetto alla linea di porta, lo ha colpito in maniera morbida, gran piede da parte di Fabrizio Miccoli. L'estate, certamente il mare del Salento non l'hanno arrugginito. In area di rigore ancora Cassani, prova a sfondare la palla in mezzo, è il gol di Eran Zavi in rovesciata che vale il 9-0 per il 9-0 del Palermo. Finisce qui il primo tempo con il Palermo in vantaggio per 9-0 sulla rappresentativa Valvenosta. In apertura il gol di Giulio Migliaccio, poi il poker di Fabrizio Miccoli, il tris di Eran Zavi e la firma anche di Pablo Gonzalez. Si parte con il Palermo in possesso di palla. Ancora Josip Ilicic dalla bandierina sulla destra, palla che arriva in mezzo, colpo di testa ed è il gol del 10-0. E qui non poteva fare nulla certamente Brichetto, perché quando Piniglia riceve un pallone tagliato così al centro e prende l'ascensore, arriva subito per forza di cose la rete. Calcio d'angolo battuto basso per Nocerino, il tiro e la rete che vale l'11-0. Nel tabellino dei marcatori entra anche Antonio Nocerino. Goyen che colpisce di testa. Ancora Mischia in area di rigore e poi alla meglio Eros Pisano che realizza il 12-0. Ancora Simon, buona la sua iniziativa sulla destra. La sotterra per Nicolas Bertolo, al centro per Ilicic, gol del 13-0 da parte del numero 72 del Palermo che ha approfittato di una disattenzione degli avversari.
Parte Bovo con il destro ed è il gol del 14-0. Gran palla davvero quella calciata da Cesare Bovo, un destro a giro straordinario. Brichetto era riuscito a toccare il pallone, però non ha messo forse la forza giusta nel braccio sinistro e la sfera è terminata poi in rete. Si fanno vedere Nocerino, Bertolo ma anche Piniglia. Palla proprio per Nocerino che gioca per Bertolo in area di rigore, al centro c'è Ilicic, palla che finisce però tra i piedi di un avversario che regala il 15-0 al Palermo. Continua a macinare gioco con Bertolo, ora Piniglia proprio vicino al limite dell'area di rigore, l'inserimento di Pisano, la palla ancora in mezzo per Piniglia ed è 16-0. Il numero di Ilicic per Goian nel tiro e il gol che vale il 17-0 per il Palermo. Ed entra quindi nel tabellino dei marcatori anche il rumeno del Palermo, che gran botta dopo che ha ricevuto il pallone, l'abbiamo visto in costante proiezione offensiva in questo secondo tempo, a volte quasi un centravanti aggiunto, trova quindi adesso anche lui la gioia del gol. Nocerino ancora uno contro uno in area di rigore, Nocerino per Bertolo atterrato ed è calcio di rigore per il Palermo. Al dischetto va Maurizio Piniglia che realizza il 18-0. Pallone che arriva nella zona di Andrea Mantovani, il suo colpo di testa e finisce qui, dice che può bastare il signor Volpato. Palermo chiude la prima amichevole della stagione con un rotondo 18-0.